Che belle che erano le vecchie versioni di Minecraft. Ma se facessimo un video dove finissimo Minecraft 1.0.0, ovvero la versione originale di Minecraft, dove è stato aggiunto l'Ender Dragon e finalmente reso il Minecraft che conosciamo oggi. Ecco, oggi completeremo Minecraft in uno o più episodi di una vecchia versione che ricorda quello che conosciamo oggi. Purtroppo non ho la skin del pinguino e neanche l'Optifine perché non esiste. Però ce la faremo lo stesso. Ok. Una cosa che noto già da subito del rumore è che camminando sono i suoni di quando si spacca il blocco, si spacca il blocco di ora. Per esempio, quando spacchi tipo gli arbusti per terra fa questo rumore. O sbaglio? Quando spacchi la terra fa questo. Direi di raccogliere la legna. Oddio, perché non mi ha... Ok, ma poi che risoluzione ha sto Minecraft? Tipo 500 pixel di risoluzione comunque. Andiamo a raccogliere della pietra. No, mi vedo costretto ad andare là. Spero che quella là sia pietra. Ecco, una cosa positiva di questa versione è che non c'è la barra di caricamento. Ah, porca putanga. Sì, comunque è pietra. Che bello, non c'è la chat. È tutto molto strano questa versione. Non è il Minecraft che conosciamo tutti, è molto simile, ma non lo è. Perfetto. Ok, volevo dire molto bello il fatto che si può spammare. Ho subito call qua. Ok. Andiamo con calma perché non abbiamo fretta. Cioè non è una speedrun, è solo finire il Minecraft originale. Purtroppo non esistono, ovviamente, la netherite, i piglin non esistono. Quindi l'unico modo che abbiamo per fare, diciamo, gli enderai è farmare gli enderman e prendere le perle. Questa è una cosa. Anche il rumore della chat. Vabbè, suoni ambigui delle vecchie versioni. PvP è quello che è, quindi bisogna spammare qua. Vai, spammiamo, sì,
Ok, ho fatto la fornace il più velocemente possibile. Quanto è veloce! Madonna mia, che fastidioso! E vieni, vieni, passa, passa. Oh. Sono veramente velocissimi. Allora, per certi punti di vista io so che è più forte, è più complicato questo Minecraft. Ma è tutto perché appunto bisogna farmare gli Enderman. Quello non lo prendo, lo lascio in vita. E poi per, non mi ricordo per quale altro motivo. Ah. Poi perché qua c'è del ferro. Anche il suono di quando si cammina sulla roccia sembra quando lo spacchi. Proprio il coso finale, non quando fai. Quando lo ottengo da finale. Oh, l'ho one shottato. Io non mi ho detto la carne. Non ci sono altri maialini. Comunque è una qualità schifosa questo Minecraft. Non è che sono io che l'ho messo così, però magari non me ne sono accorto. Ma comunque è veramente schifosa. Io piango. E anche qua le fornaci e la crafting. Non lo so. Sono qua secondo me. È tipo. E io stesso suono. E la miseria! È nato il polletto? Non credo che sia nato il polletto. Sta venendo notte, se non sbaglio, sì. Ho una paura indegna della notte. Ci abbiamo proprio. Oh, ma io sono un imbecille. Degli scheletri che so che fanno un po' più danno e già ne fanno tanto nel Minecraft normale, poi pensate un po' ancora di più quanto danno possono fare. Allora iniziamo a mettere il ferro, ho dimenticato di prendere la pietra. Ai mostri per ora, e dico per ora, non che non spawnano tutta la notte, per ora non ne stanno spawnando. No, stavo scherzando, tranquilli, potete anche lo spawnare, non mi mancate. Ok, non ho l'altro jump. Ok. C'è anche una meccanica diversa di illuminazione, proprio... E ogni blocco ha la sua illuminazione, ok? In teoria non mi ricordavo come si facevano gli stick, sono un grande.
Mamma mia, quanto knockback faccio. Enderman. Non so quanto danno faccio. Quanti mostri ci sono. Direi di farmi subito uno scudo. Non esiste lo scudo. Porca miseria. Ma siamo seri che non esiste lo scudo? Vabbè, fa niente, fa niente. Quanto lontano si colpisce? Mamma mia, poi quanto non per... Un villaggio godo! Non credo che i villager dormino in questa versione. Però almeno sono un luogo sicuro perché ce n'è un guarda. Andiamo là. Porco doodle. C'era un varco incredibile. Non è che non sono morto, madonna. La vecchia rara, che nostalgia. Questo qui non è che è una versione maledetta di Eruba in tipo. Ci sono amici. Mi dispiace per questo villager che era tranquillo nella sua casa, però devo fare una brutta fine. Oh, in questi villaggi qua c'è il fabbro tipo. Non è troppo come mi aspettavo il danno che fanno gli schemi. Ma tu mi fa un casino di danno, madonna. Io ho smirato con i pochi. In questa versione gli zombie rompono la porta. Allora perché non mi rigenero? Allora il fabbro non c'è. Strano. Allora, ricapitolando, se il lingotti d'oro non ci posso fare niente, l'elmetto non me lo voglio fare, preferisco aspettare un altro po'. Non so se riesco a fare un fast bridge con la terra. Niente. Ok, ce l'ho fatta. Andiamo bene. L'ho missata completamente. Fa niente, fa niente. No, ma mi dispiace questo villager. Da, va, va. Ma quanto sono bravo da una 10. Gli metto un po' di illuminazione in casa. Minchia. Rompo qua.
dire. No, la crafting. Ok, esiste ancora. Ops, vabbè, la chiesa... Diciamo che... No, però sarebbe il peccato non ricostruirla. Allora, uno qua. Uno qua. E uno qua. E li metti alla porta. Ok. Lasciamo anche un po' il pavimento. Ma i villager non li mettono suoni? Che strano vuoi sentire. Ah, è vero, non li mettono suoni. Oddio santo. State calmi. Molto bello. Stai calmo. Ho finito. Stai calmo. Cos'è stato questo rumore? Non lo voglio sapere. No, per favore, lascia in pace. Oh mio Dio. Cos'è che vuoi? In mano, mi sono cagato in mano. Ok, io sarei proprio sono sta bene. Ma perché sono come un ragno? Non ho fatto niente io. Ma quanto rosso diventa il ragno? Bella per lo zombie che è morto. Sentivo zombie dietro di me, ho avuto paura. Ok. Sta versione devo dire che mi sta piacendo veramente tanto. Di sicuro si trova più ferro nelle nuove versioni. E su questo non ci piove per niente, che si trova più ferro rispetto alle nuove versioni. C'è anche un fungo. Invece non vuol dire niente. Comunque amici, siamo al culmine di questo video dove siamo già arrivati al ferro. Non è che diciamo arrivare a farsi full ferro sia così esagerata come cosa, però è già un piccolo traguardo. E devi farmi un'ascia in pietra perché mi è finita. Quasi. E anche il piccone. Quindi faccio l'ascia. No, il piccone non c'è bisogno. Ok, perfetto. Quindi amici e amiche, per questo video ci possiamo anche fermare così. Cioè fare la spada in questa missione è veramente inutile, dato che si con l'ascia si spamma un botto. Quindi direi che per questo video abbiamo anche finito così.
iscrivetevi al mio bellissimo canale, ovvero Coffee Party, per sfortuna oggi non c'è il pinguino, però iscrivetevi al mio canale, lasciate like e ci vediamo in un prossimo bellissimo, fantasticissimo video. Un bacione amici, ciao ciao, perché è arrivato fino a qua in Giga Chat.